Vola sul letto bianco, vola. È la terza volta che la fai. Cinzia, Solo la prima era tu buona. sei una gran porcona. No, Non è no. successo niente. No, che Non non è è successo. successo niente. Non è successo niente. Per chi non si Ecco, ricordasse andiamo a guardare quello che è successo. questo piccolo particolare, sempre bombe da calciomercato. Bombe e attimi di panico. Esatto. Detto questo, cercatelo. Ciao ragazzi, ben ritrovati a vi ho tutti. portato il buon Fabio, voglio almeno 3.000, mi piace su questo video e torna con prepotenze la mia... Prepotenze? Con prepotenza! Giusto, giusto. Con prepotenza la mitica serie di... Sì, quelle. Scusate la quelle. Botta. Voi, dove sta il foglio? Voi non potete capire. Ma lui non sa niente. No. Me lo sono scritto tutto io. Vai, vai e cominciamo. Che bombe di calciomercato che stanno a tirare fuori sti giorni. Ce ne stanno alcune. Tifosi di Juve, Milan, Inter, Roma, Napoli, anche Lazio. Sassuolo, ragazzi miei, ce n'è una. C'è tanta Preparate. Carne. Vai, forza. Come sempre cominciamo da quella più moscia. E poi que- però, prima, saliamo. Anche su questo canale più del 40% di voi visualizza regolarmente i video e non è iscritto. Ogni esatto. volta cercate Gabbomen, fate una fatica immensa e non scoprite mai i contenuti freschi freschi appena pubblicati facendo in questo modo. Se vi iscrivete, attivate la campanella, vi arriva la notifica subito, subito. Appena pubblico. Mi raccomando. Abbiamo un primo canale YouTube de calcio, un terzo canale YouTube non de calcio. Tutto in descrizione, durante il video compariranno qui. Sì. Udinese? L'Udinese pensa a un culo. Idea un culo. Per gennaio. E poi subito sotto, sul sito Sport Mediaset, il Milan spara. Per sicurezza. Ok. Ho fatto anche certo. il post su Instagram. Perfetto. Ironico. Ottimo. Un culo per l'Udinese come difensore centrale, secondo beh, me sarebbe sì. un colpo pesante. Beh, importante, no? Considerando che fino a un paio di stagioni fa, un culo era nel mirino delle grandi d'Italia. C'era pure la Roma che lo voleva fortemente. Diciamo che potrebbe essere per l'Udinese un colpo veramente granitico là dietro. Andresti a rafforzare parecchio la difesa, quindi se l'Udinese lo vuole, tanta roba. Dobbiamo accelerare perché sono talmente tanti, certo. se no fanno durare 47 minuti. Alessandro è ufficialmente sul mercato. Contratto in scadenza nel 2023, la Juventus chiede 15 milioni di euro. Da se che, lo vogliono, le da va dal cazzo. Da che valeva 50-60, adesso ragazzi precipita la quotazione. Ma precipitano pure le prestazioni del calciatore. Sì. Secondo me pure trovare uno che te ne dà 15 è difficile, è tanto, guardando sì. attualmente sì, la situazione. Concordo. Il rinnovo di Brozovic, cari tifosi dell'Inter, è ancora in stand-by. Ci saranno nuovi contatti a inizio 2022, ma la distanza rimane la stessa perché l'Inter offre 5,5-6 milioni di euro per il rinnovo. Brozovic ne chiede 7. L'accordo si troverà, Brozovic vuole restare, l'ha dichiarato assolutamente. Via di mezzo, sì. secondo me, no. 6,5 ragazzi. Vai miei. Proprio tranquillo. E il rinnovo, secondo me, anche se troveremo, guarda, domani Brozovic al Milan. Ottimo. E che sia l'Inter. Qualcosa di pazzesco, bar exaggerated. Sì. Allora, il Genoa ha piazzato un bel colpetto per il mercato. Sì. Terzino destro, Hefty, dello Young Boys. Dello Young Boys, l'ho titolo letto. Definitivo per 5 milioni di euro. Sto Genoa che vuole provare a salvarsi in tutti i modi, per ovviamente. Per forza, deve un pochino accelerare sul mercato per fare qualche rinforzo il più possibile. Lo sai che sta a combinare Paolo Sosa? No. Allenatore della Polonia? Sì. Ha rinunciato alla Polonia? Ok. Perché lo ha chiamato il Flamengo. Aia. Sta per firmare un biennale con il Flamengo. Bella, bella proposta. Stuzzicante. Eh sì. Stuzzicante. Bella però la nazionale è pur sempre la nazionale. Pur sempre la nazionale, però. Però sono due modi per diversi fare di esperienza, allenare. Diciamo che ha nel Flamengo. Bella esperienza. Nel Flamengo? Nel Flamengo. Cari tifosi della Roma, Calafiori è praticamente un nuovo giocatore del Cagliari in prestito, l'ho già detto ieri, per farlo crescere, per valorizzarlo, per sì. non tenerlo a marcire in panchina e per alzare ovviamente la sua valutazione. Poi magari l'anno prossimo, chi lo sa, troverà l'esperienza che attualmente gli sta mancando, sì. anche i minuti che gli stanno mancando e potrebbe eventualmente diventare la prima alternativa valida a Spinazzola. Assolutamente no? sì, se non sbaglio però, prima di concludere questa operazione, si deve fare tutto quanto per Maitland-Niles. Da quello che ho capito se sì. Se non sbaglio leggevo questa cosa qui, quindi è legata ancora alla sì. finalizzazione delle Maitland-Niles. Bove, Zaleski e Darbo rinnovano. Ottimo. Linea giovane della Roma Ottimo. Che invece che comincia a cederli in prestito e di no questo così, quello colà,
situazioni Sassuolo e via dicendo, situazione Frattesi, situazione Scamacca, tanti altri calciatori, dice Melito, ieri intanto rinnovo 2025-2026, se poi serve gli faccio fare qualche un annetto prestito, oppure 6 mesi in prestito però secco, sono miei, ma poi me li però riprendo. Sono miei, capito? Ecco, è già un cambio a livello, capito, di pensiero, sì, di prospettive. Belotti, offerta del Toronto. Insigne, offerta del Toronto. Crescito, offerta del Toronto, lo ragazzi, so, miei. L'ho letto, ragazzi, probabilmente il Toronto si è innamorato della Serie A, perché altrimenti sì, non ma, si spiega. Sì, ma non lo so, non credo questi che nessuno tre di questi, esatto, accetterà alla fine. Guarda, mo, Insigne, Belotti e Crescito. E tutti ci mettono pure Zazza. Zazza. Vai, datene pure Zazza. Ok, perfetto. Allora, detto... Sì, era per lei quello. Allora, Zaccaria, Mönchengladbach. Zaccaria. Mönchengladbach. Non rinnova manco lì, ma se sapeva già. Juventus e Roma, se rifanno avanti, se rifanno sotto, stanno provando a capire se c'è la possibilità di portarlo a parametro zero, perché parliamo di un 25enne, se non mi sbaglio. Sì, se non sbaglio è classe 96. Molto importante. È un giocatore prontissimo che può ancora crescere tanto e a me piacerebbe tanto. Allora, c'era un paio della Juventus, partiamo dal Newcastle che sì, sembra abbia avanzato una proposta economica per Ramsey. Sì. La Juventus che solo le va dai palle. Anche perché leggevo che Ramsey gli è costato più di Ronaldo praticamente. Lo legge pure io, gli è sono rimasto. Gli è costato più di parametro zero. Una cosa pazzesca. Ma com'è possibile? Non ha mai giocato, perché non t'ha mai reso sul campo, è quello il problema. Ma perché lo stipendio è pesante, ovviamente. Ovvio. 7,5 netti, se non mi sbaglio. Sì, a parametro zero però. Sì, ho capito. Però capite bene che Ronaldo dice 30 all'anno, ma ha fatto 30 gol all'anno. Non so se è la stessa cosa, quindi capite bene. Bisogna capire se lui ci vuole andare, probabilmente non ci vuole andare, e va bene. Che è qua, Caghette? Caghette. No, la casetta. Ah, ok. La casetta Juventus sta anche tornando. Anche la casetta? Sta tornando di prepotenza questa indiscrezione, sì, però Allegri come sempre non è convinto, cioè Allegri per profili offensivi vuole calciatori più punte, più de peso, punte sì, che aggrediscono di più la profondità e che non partono troppo dal basso, okay, no? Anche se secondo me se Allegri quando gioca così con la casetta di turno quelli che comodo, anche la casetta, quelli che ripartono saltano tutti, secondo me farebbe la differenza, però decide Allegri, non è calendario Allegri, certo, ok. Va bene così. Non si sa, punto interrogativo, più no che sì. Ma guarda, ci va che sia la che Juventus. Sì, esatto. E ok, ma l'indiscrezione grossa, pesante, esagerata. Sempre per la Juve? In uscita? Sì. Alvaro, la sentita? No. Alvaro Morata? Dove? Proposta del Barcellona. Lui l'ha già accettata. Ma io ti ricordo che Morata non è di proprietà della Juventus, perché lo dovrebbe riscattare, è di proprietà dell'Atletico. Sì. E con l'Atletico il Barcellona c'ha un discorso in stand-by per Griezmann. Quindi, capisci? L'intavolamento della trattativa, quale potrebbe essere? Una cosa abbastanza complicata. Certo è che il Barcellona mi sembra... Ma per gennaio, sì, non sì, per sì, giugno, subito! Tutti spagnoli, subito, tutti spagnoli. Là davanti poi si è preso Ferran Torres, potrebbe arrivare Morata, un altro spagnolo. Ma Morata ha fatto Real, Atletico e Barcellona? Ti immagini? Se ci va, penso sia l'unico nella storia. Guarda, non mi ricordo se fatte tutte, c'è qualcun altro, però... Ragazzi, qualcosa è pazzesco. Vabbè, Griezmann ha fatto Atletico, Barcellona, manca solo Real. Real non credo, okay. Questo non credo. Allora, cari tifosi del... Sì, del Pobega stavo a dire. Questa la devo dire, sì. Cari tifosi del Torino, okay. Ovviamente Cairo vuole provare a tenere, no? Trattenere Pobega. Obvio. È di proprietà del Milan. Vuole almeno provare a prolungare il prestito, però sta provando ad intavolare col Milan delle trattative per provare a portarselo a casa. Certo. Lo sai che gli ha risposto il Milan? No. No? 40 pippi, che è più o meno milioni. Stavo ecco là. Ma vista stava, cioè potrebbe essere un gioco in realtà questa, okay, questa richiesta così elevata, perché poi il Milan gli ha detto: tu c'hai dei giocatori che a me interessano, uno che volevo 4 anni fa, chi è? Belotti. Te sta però a scadere il contratto di Belotti e non rinnova, quindi andrà via a zero. Però eventualmente se lo lasci andare, se lo lasci andare subito a gennaio, magari un piccolo indennizzo ti abbasso la plusvalenza gonfiata e fittizia, no, di Pobega. E gli ha pure detto: voglio pure Bremer. Quindi, ecco, capisci? Allora, già che ci metti, allora, solo Belotti da una parte e Pobega dall'altra non mi convince tanto. Se ci metti in mezzo Belotti e Bremer e dall'altra parte Pobega, allora il discorso comincia a prendere un'altra via. Però Cairo ha dichiarato: intanto Bremer rinnova. Ecco.
Rinnova. Belotti non rinnova. Chi lo sa però quello che potrebbe accadere? Può essere pure che rimane tutto così. Il rinnovo del prestito secondo me potrebbe anche esserci per l'anno prossimo. Ma quello devo... Non lo so, perché Bobega sta facendo particolarmente bene. Lo so, però il Milan attualmente... Vabbè, oddio. Se se ne va che sì... Se se ne va che si vedrà. Perché Bobega a centrocampo può fare di tutto in realtà. Vabbè, staremo a vedere che... Lukaku. Ah no, questo. Allora, Jordan Lukaku. Allora, ce ne sono due pesanti, ma ve le dico tra poco. Prima vi dico il colpo che ha piazzato il Sassuolo. Guarda sti capelli, è un qualcosa di incredibile. Madonna, mi sono tagliato altro ieri. Luca Moro. Sì. Sassuolo. Sì. Calciatore che con il Catania in C ha fatto 17 presenze e 18 gol. 18 gol, esatto. E è di proprietà del Padova, ma è un colpo già piazzato da parte del Sassuolo. 3 milioni di euro, è un classe 2001 molto interessante. La linea verde del Sassuolo continua, potrebbe trovare una piazza che con tranquillità potrebbe crescerlo e valorizzare. Oh, 18 gol in 17 partite, ragazzi... Se sempre... pure 6 e 5, esatto, per carità, però sempre tanto 18 e 17. Ci ha messa la pezza e poi si vedrà. Questa la dico tra poco, cari, tra poco, cari tifosi del Napoli. Anzi, una va a sparo. Tuan Zebe, calciatore, difensore. Il Napoli vorrebbe un difensore per sostituire Manolas. Tuan Zebe, chiamatelo come vi pare. Di proprietà del Manchester United, ma ovviamente attualmente alla Aston Villa. Viglia, titolo come pare. Oppure Minjae Kim, attuale difensore del Fenerbahce. Questi potrebbero essere i nomi per sostituire Manolas. Ma l'indiscrezione più pesante, mi viene da ridere a dirlo. Sì, te la devo dire però. Aspetta che la trovo perché la devo cancellare. Allora, l'agente Rugani ha detto: se chiama al Napoli sarei contento. De Rugani. Rugani. Stesso per Napoli che cerca difensore. Sì. Ma l'indiscrezione più clamorosa è un calciatore attualmente alla Roma, che però non sta a giocare più. No, perché è fuori rosa. Col contratto che gli è scade a giugno 2022. Ma difensore centrale. E mi ricorda molto l'operazione che il Napoli ha fatto con Juan Jesus. Fazio. Allora, raga, io qui lo dico e qui non lo nego. Se Fazio va a Napoli e fa coppia centrale e diventano titolari con Juan Jesus e fanno la stagione della Madonna, c'è qui il mio fratello, io mi taglio l'uccello! No. Me lo taglio, guarda, preparati. Non ci credo. Preparati, non però Spalletti per queste cose non è stupido. Ok, però... Sono operazioni, dicevo, il Napoli in buone spenne, sono operazioni di mercato. Dice, a sto punto mi piglio calciatori che conosco e c'è... Mi pare che con Spalletti, Vis, Fazio, che c'avevo io al fantacalcio se non mi ricordo male, fece più di qualche gol addirittura. Sì, ma Fazio quando arrivò... Non giocava male! No, quando arrivò Spalletti, Fazio stava all'apice praticamente della carriera, era Fazio! Ma pure Juan Jesus è l'apice delle cose, mo intanto, vabbè, lascia stare l'ultimo autogol, ok, però, vabbè. Allora, Arthur chiede la cessione, ma l'avevamo capito, non vuole restare alla Juve, vuole andarsene a gennaio. Bisogna capire perché l'operazione economica dello scambio con Pjanic, ragazzi miei, il valore attuale di Arthur è alto, la Juventus non vuole fare minusvalenza, trova un club che si accolla economicamente un giocatore del genere, non solo per stipendio ma anche per valore, non è facile, probabilmente operazione di prestito. Ma pure piazzarlo in prestito secondo me non è facile, eh. È comunque un calciatore che ha un valore alto e che attualmente non sta rendendo. Operazione complicatissima. La Lazio sta pensando a Meret. Non credo che il Napoli glielo ceda così facilmente. Non credo, però la Lazio ha puntato bene, secondo me. Gli serve un portiere alla Lazio. Hanno capito che per il futuro gli serve un portiere. Sto Meret che attualmente, insomma, Ospina, lo vedete tutti, no? Sta attappando Meret. Meret che ha sempre dichiarato, io voglio giocare da titolare. Sì, quindi l'ha sempre detto, non l'ha mai nascosto. Chi lo sa? Quindi fate attenzione, ragazzi, anche se lo dito non caccia tanto i soldi, però... Potrebbe essere un'operazione magari in prestito, vediamo. Potrebbe anche essere un'operazione che lo dito dice, il Murici della situazione dice, senti, devo tappare la porta, tappo per qualche anno i soldi ti do. Potrebbe vediamo, pure essere. Vediamo. Allora, Ginter-Inter, ovviamente operazione, se ne è già parlato, svincolo. Va a parametro zero, non rinnova col Mönchengladbach, così come Zakaria andrà probabilmente all'Inter nella prossima stagione, a giugno. Ragazzi miei, sembra che ci sia già l'accordo con l'Inter. Bello acquisto. E per gennaio Lucas Digne. Sì, perché all'Everton non ho capito per quale motivo ha litigato con Benitez, spazio. Da quello che ho capito. Okay. Ha litigato, quindi non... Perché io mi ricordo Digne all'Everton, ragazzi, era titolare fisso da qualche partita. C'è qualcosa parte. Che non va, c'è sì, qualcosa che esatto, non va non e sarebbe la pezzaccia per sostituire Perisic. Pezzaccia?
tra virgolette. Maglia di pezzaccia, lo però so per io. Il momento sarebbe una riserva, c'è anche Di Marco che sì, può fare il terzo sì, difesa 3, le alternative cominciano ad essere, cioè Kolarov soprattutto, le alternative cominciano ad essere tante per l'Inter, ma si dice che sia praticamente quasi fatta. Rimanendo in situazione Inter, no, passiamo al Milan, poi Napoli e poi chiudiamo con l'Inter. Il Milan, viste le difficoltà, ci vanno troppi soldi per Botman, ci vanno troppi soldi per Bremer, il Torino non te lo dà, ci vanno sì. troppi soldi per Diallo e fa la Coppa d'Africa, ok? Sì. Anche se preferirebbe sti profili, ovviamente. Certo. Dice, volevo fare una cosa, rapida. Un'operazione alla Kalidou Koulibaly. Vado al Genk, busso e gli chiedo Lukumi. Ok. Che costa, colombiano, che costa 2 spicci. Ok. Operazione economica non poi così esosa, non poi così pesante. Dice che però che se ritroviamo uno che potrebbe. Tra l'altro, interessamento del Napoli. Aha. Ovviamente. Che tengono l'occhio. Koulibaly era Genk, vero? Non era Ghent? No, mi sembra Genk. Non era Ghent, vero? Mi sembra che mi confondo sempre. Quindi. Mi sembra. Però se il Napoli è interessato al difensore del Genk, ragazzi miei. Forse i ricorsi storici. Esatto. Quindi fate attenzione. Se parte Insigne, sì. non c'è solo il Milan su sto calciatore. Ok, in Italia ovviamente l'Inter presumo, poi? L'Inter? L'Inter non è su Insigne? Non ha proposto? Ah no, io sto parlando del sostituto. Ah, ok. Se parte Insigne, non c'è solo il Milan su questa probabile alternativa. Ah no, ma come avete sembra... Ok, e chi è? Muriel. Stato di Urbano Cairo. Per Cassim, veniva al termine del presidente dell'Atalanta, chiede 30 milioni di euro, ma bella cifretta. È comunque titubante perché dice perché donna dà la concorrenza. Ma infatti pesa in cula. Non quindi, avrebbe senso secondo me. Però le alternative tante là davanti, sto Muriel che ultimamente ha perso il posto da titolare, non sta rendendo che, fate attenzione. E chiudo con l'ultima bomba dell'Inter, abbiamo detto. Se parte Sanchez, ed è probabile da quello che ho capito, chi può arrivare? A parametro zero, contratto sì. in scadenza, calciatore che gioca in Serie A, attualmente al Sassuolo, Juricic. Operazione economicamente tranquilla, giusto. Alternativa, perché là davanti Luca, sì, ancora con Dzeko, Lautaro Martinez, sarebbe l'altro, quello che sta a fa Sanchez, sì. però con Juricic, quindi fate particolare attenzione. V'ho detto tutto, mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili social, continuo di consigliare. Alla prossima ragazzi con un nuovo video, ciao! Ciao ragazzi!